No, è assolutamente praticabile perché i Ed è fondi, quegli ovviamente praticabile anche. regionali che vengono destinati ai comuni, la regione, per proprie scelte può decidere come destinarli e a chi destinarli. Le faccio un esempio. L'impalpabile Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia, che sta facendo dei danni enormi in questa regione, ma questo è un altro capitolo, ha fatto una norma per la quale obbliga i comuni a unirsi in aggregazioni, per i quali poi non ci sarà più l'elezione da parte dei cittadini, degli amministratori. Se non lo fanno, la regione gli taglia i fondi da destinare. Intanto, quindi non riesco a capire se i fondi ai comuni si possono tagliare per togliere la democrazia ai cittadini, la possibilità di scelta, invece non si possono tagliare per evitare Sta l'immigrazione nella clandestina competenza della regione incontrollata, farlo, che sì. ovviamente è un atto politico molto forte, ma di contrasto al governo. Però lei Noi dice vogliamo che è contrastare le praticabile su politiche questo migratorie modello, in del questo governo che modo. sono dannose. Chiaro, Però, Sofia se Ventura. posso Ma dire domandatela una alla cosa, Serracchiani. Sì. Sì. ha fatto una legge in Friuli Venezia Giulia, l'amica di Però Fassino, la vicesegretaria del PD, ha fatto una legge in Friuli Venezia Giulia. È un po' surreale che oggi il PD ci racconti che quella è non è la praticabile. competenza, cioè è il Viminale attraverso i prefetti che stabilisce questa cosa, quindi la regione, il punto è la regione può scavalcare questa volontà Infatti, e non è, evidentemente non è allora, guardi, competente secondo quello che sostiene. non può, mi Prego. scusi, la regione purtroppo non Non può può. dire non arrivano, ma la regione può dire ai comuni che danno l'ok, non vi trasferiamo Ecco, dei però fondi su dalla questo regione, non è una punto. cosa Seconda cosa, guardi, banale. sono il governo, mi scusi, il governo è talmente leale nella collaborazione con gli enti locali che ieri ero a Dolegna del Coglio, dove la prefettura vuole far alloggiare 50 o vorrebbe far alloggiare 50 clandestini e il sindaco di Dolegna non sa assolutamente nulla. Questa è la grande collaborazione e lealtà che il governo vuole con il territorio. Di cosa stiamo parlando? Il governo semplicemente vuole servilismo da parte del territorio e noi non ci stiamo. Se ci sono regioni come il Friuli Venezia Giulia, dove la governatrice, invece di rispondere alle esigenze dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, deve fare atti servili al governo per garantire futuro politico è un altro discorso, ma noi non ci stiamo a far invadere il nostro territorio.